Buonasera affezionati, appassionati di calcio a 5, ancora l'appuntamento con Mondo Futsal, sempre in compagnia di Tiziana Pitton. Buonasera Tiziana. Buonasera Domenico. È l'ultimo atto del 2011. Eh sì, siamo all'ultima puntata per quest'anno. Però chiudiamo in bellezza. Stefano Scala, tutto molto più facile di quanto sembrasse, almeno a vedere quanto l'Elmas aveva fatto nel turno precedente con la capolista. Beh sì, c'erano delle voci addirittura che non volevano nemmeno l'Elmas presentarsi al Palabianchini, invece sono arrivati con 7 giocatori, parecchi under 21, infatti Batista ha già deciso di mandare in tribuna, diciamo, i big, e nonostante tutto non c'è mai stata partita. Una dimostrazione di forza è anche che comunque poi queste seconde linee poi magari non sono poi così tanto inferiori a chi gioca ogni sabato. Bene, riguardo alla partita vinta contro i Sardi abbiamo un commento del coach Marcello Batista intervistato da Fabrizio Agostini. Allora vediamo se la regia è pronta, ascoltiamo il tecnico. Mister, in tutta sincerità, ti aspettavi questo Elmas? Ma io non mi aspetto l'avversario, aspetto sempre da mia squadra. Se riguarda la mia squadra, dopo l'avversario dobbiamo studiare durante la settimana, lavorare durante la settimana come sempre abbiamo fatto, e poi il merito è sempre della nostra squadra che va in campo e procura fare il meglio possibile. A che punto della forma è questo Latina Calcio a 5? Ma io vivo la giornata. Cerco di lavorare giorno per giorno, sappiamo che dobbiamo vincere a tutti i custi ogni partita, ogni campo, in casa e fuori in casa. Questa è una squadra programmata che sta cercando di fare possibile più impossibile per arrivare a fine campionato con questa promozione. Però dobbiamo guardare partita per partita come abbiamo fatto fino adesso. Paradossalmente questa pausa natalizia può in qualche modo bloccare questa marcia di Latina? Ma non credo, ormai stanno oliati tutti i meccanismi, tutti gli schemi. Mi permetto di dire una battuta: tagli di punta, tagli di attacco, perché anche Bruno Lazzarini, abbiamo visto anche dalle immagini, è stato autore di un ottimo gol di tacco, seguendo quello ben più noto che è andato un po' su tutti i siti internazionali di Lucas Maina. Daniele Porcelli, alla ripresa del campionato c'è la Loa che affronta Colleferro, se non sbaglio. Sorpasso, un aggancio quantomeno. Ma Latina è normale che spera questo passo falso della Loa, però io dico che Latina deve solo considerare se stessa, deve continuare a guardare il suo cammino e andare avanti e sicuramente tentare di confermare quello che di buono ha fatto e andare a prendere naturalmente i punti dove praticamente Latina li ha persi. Li sappiamo tutti, sono due le sconfitte proprio che Latina ha patito proprio all'esordio. Mancavano giocatori importanti, ci sono una serie di attenuanti, poi Latina ha cominciato a marciare. Sta andando molto bene questo cammino, si è confermata, si conferma domenica, cioè sabato dopo sabato. E quindi Latina, io dico, deve guardare avanti, come se davanti a lei non avesse questo incubo, chiamiamolo così, della Loa. E poi vedere cosa succederà sia sullo scontro diretto che avrà da giocarsi e poi soprattutto a fine stagione come si saranno messe le cose. Un giocatore che, come dicevo, va ad arricchire il campionato di C2 approdando alla Century Latina. Innanzitutto presentiamo un po' Di Giacomo con i suoi trascorsi, no? Raccontaci un po' quella che è la tua carriera. Diciamo, ho iniziato in C1 a Scafati, diciamo dove abito. Poi ho proseguito, diciamo, 2 anni e mezzo circa nello Scafati, diciamo lo Scafati che ora limita in A2. Poi ho avuto un passato a Napoli Vesevo in A1, un ottimo campionato. E poi, che dire, l'anno scorso a Pagani. Ecco, la domanda viene spontanea, come dice qualcuno. Innanzitutto, cosa ti ha spinto a lasciare la Campania e poi ad accettare una C2? Vabbè, diciamo, ho visto che è una società molto seria, diciamo, me ne hanno parlato bene, grandi ambizioni di mercato, poi non so. Vedremo Roberto, sul campo magari. Domande a Roberto, forse è meglio. Come giocatore come ti definisci, le tue caratteristiche? Di ruolo? Sì. Diciamo, sempre ho giocato universale, va? Però più laterale esterno, laterale più, scusami.
sono ambidestro, però sono mancino, diciamo, naturale. Che dire, tecnico, ho buona tecnica, un buon tiro. Difesa, diciamo così, così, però grande possesso palla, so giocare di squadra e tutto. Prima di dare la parola ai colleghi per le domande di rito, qual è stato il primo approccio con la Century e con Latina? Ho visto, vabbè, non so, siamo venuti con la macchina con Roberto, un po' tutte, diciamo, diverso da Napoli. Però una bella città, me ne hanno parlato bene, molti abitanti. Speriamo di non scoprirla, so, meglio, magari, sì. No? Ha detto Roberto che gli amici di squadra già mi stanno aspettando. Spero di che è vero. Se no scappo domani. Lo sapremo, magari c'è anche la possibilità, vero Stefano, di un debutto immediato, perché domani la sento di... Giusto? Beh, sì, domani c'è il recupero dell'ottava giornata a Gaeta contro l'Atletico, però non è il caso di mettersi nei panni di Angeletti, che comunque dovrà fare ancora le scelte, le sue scelte, rientra proprio pensando all'infortunio, deve vedere bene, comunque deve studiare la situazione, perché comunque è una trasferta, soprattutto anche per l'orario, perché si giocherà alle 9 di sera, quindi è una trasferta molto delicata. Daniele, una domanda al nostro ospite, vai, inizia con i tuoi punti chiari. Ha molta esperienza, l'ha detto per via dei suoi trascorsi, campionati maggiori, scendi di categoria nella categoria regionale, forse conosci poco, meglio più come spettatore e meno come giocatore. Ecco, questa tua esperienza negli anni, che cosa ti ha portato, ti ha arricchito e quanto ti ha potuto arricchire in questa disciplina? Sappiamo che comunque la Campania, per via di queste squadre che militano proprio nei campionati maggiori, può essere utile, può continuarti a essere utile in questo, diciamo, questo avvio stagionale proprio qui a Latina? Sì, ripeto, è un'esperienza nuova, però ovviamente con le categorie in cui ho giocato ho imparato davvero molto, giocatori di esperienza, vabbè, senza fare nomi, davvero vabbè. Su tutti credo il mio grande amico Diogo Sgarbi, un brasiliano per me eccezionale, un pivot fuori, non si può paragonare a nessuno secondo il mio punto di vista. Poi vabbè, ho giocato insieme, vabbè, c'è Rafael Quintiliano, Giacomo Mazzi, che è lo stesso, è un libero impressionante. A Scafati avevo Marcos Rocha, un brasiliano che adesso gioca, se non sbaglio, in C1, sì, in C1. Poi Laerte De Melo, giocatori, diciamo, tecnici, però diciamo a Pagani è stato l'anno migliore, perché vabbè, in A1 ero ancora giovane, ero appena maggiorenne, vabbè, però là, è un altro livello. C'era Antonio Campanio, Rogerio che gioca a Montesilvano, Montesilvano. Se dovessi invece ringraziare, così sì, tra virgolette, ringraziare un tecnico che ti ha fatto innamorare di questa disciplina, a chi potresti farlo? Diciamo, credo, no, è sicuro, è Ninì Conte, di cui l'ho avuto sia a Pagani l'anno scorso, all'inizio, che poi è andato via, che mi dispiacque molto, però Ninì Conte l'ho avuto anche a Scafati, lo stesso a Pagani l'anno scorso, però Ninì è un grande allenatore, diciamo tramite lui, vabbè, a Scafati va molto di moda il settore giovanile, ho iniziato a Scafati, però subito con Nini, un grande allenatore davvero, diciamo grazie a lui. Una domanda la volevo fare a Roberto, parto da un paragone, voglio azzardare proprio. Al Milan c'è chi storce il naso per il possibile arrivo di Tevez, tipo Pato, Robinho, che rischiano di venire accantonati. Spostiamo un po' con le dovute proporzioni ovviamente, non si può creare questo problema anche alla Century con l'arrivo di questo pezzo da 90, definiamolo così? Da 90 kg. Diciamo che la Century dall'inizio dell'anno ha impostato proprio tutto il lavoro e il programma della squadra sull'alta competitività di tutta la rosa a disposizione. Abbiamo una rosa che credo a livello numerico e qualitativo non ha eguali in questa categoria, ma è stata una scelta. Questa scelta ovviamente, come sempre, come hai sottolineato te con questa domanda, spesse volte crea degli scontenti e dei malumori per chi gioca di meno
o chi magari viene preso meno in considerazione, ma io credo che la competitività nell'arco di una stagione, visto che noi siamo anche l'unica società che ancora stiamo in lizza per la Coppa Lazio, credo che ci potrà essere questo tipo di competitività un'arma a nostro favore e non a nostro discapito. Una sana rivalità all'interno del gruppo. Una sana rivalità, perché io credo, come dico sempre, che non esiste un mister che non fa giocare chi non merita, o comunque che vede, che esprime dei valori tecnico-tattici migliori di un altro. L'unica cosa è che poi bisogna essere molto bravi sia come società che come gruppo di giocatori a far fronte comune e remare tutti dalla stessa parte. A quel punto tutti sanno che sono importanti e possono dare il prezioso contributo per ottenere dei traguardi ambiziosi. Ecco, a proposito, a questo punto non ci si può nascondere più. Sì, credo che a questo punto, lo dico ufficialmente, che ci salveremo qualche giornata d'anticipo. Sei fantastico, Roberto, sei fantastico. C'era anche Tiziana che voleva chiedere qualcosa. Sì, perché Michael ha fatto un po' di nomi. Prima volevo sapere dei ragazzi della Century se conosci già qualcuno, se hai qualche idea di affinità di gioco. No, non conosco nessuno. Proprio nuovo, no, appena no, arrivato. Nuovo proprio. Ti ripeto, non ho mai giocato in questa categoria, però mi ha parlato Roberto, sono bravi ragazzi, comunque sono ragazzi socievoli e tutto. Spero di fare amicizia al più presto. No, adesso con Tiziana. Ma se dai, Natale siamo tutti più buoni. Ho sbagliato. No, vabbè, che domani si recupererà Atletico Gaeta Century. Questa seconda gara che la Century non ha giocato è da fissare. Si recupererà, penso, tra qualche sia. Beh, un piccolo errore. Vai, Daniele. Pareggio della Gymnastic Studio, primo pareggio della stagione per le due formazioni che erano impegnate sul parquet del Teodosio Rossi di Priverno. Primo per il Fondi, che mezzo passo falso riduce quindi le distanze che aveva di vantaggio nei confronti della seconda, guarda caso l'altra sua acerrima rivale, nonché l'altra fondana, la Virtus, che battendo l'Atletico Gaeta per 6-2 aggancia sul gradino più basso con l'Atletico Scauri, che nel corso della settimana ha avuto il cambio alla guida tecnica, l'uscita di scena quindi di Andrea Cardillo, con l'entrata, il ritorno proprio alla guida tecnica di una vecchia conoscenza del calcio a 5, quel Michele Treglia, che tra l'altro arriva sulla panchina dell'Atletico Scauri con un'altra vecchia conoscenza di questa disciplina, che è Davide Simeoni, che ha bagnato proprio l'esordio portando in vantaggio la formazione scaurese, poi raggiunta dalla Pomezia Laurentum. Dietro rallenta la Pontina Futsal, questa volta definita la Mazza Grandi, non riesce a battere il Città di Cisterna. Al tabellino tra l'altro finisce proprio per la formazione biancoceleste allenata da Amleto Giocondi quell'Andrea Sofia, tanto conteso dalla Città di Cisterna, che se l'è riuscita a giudicarsi proprio qualche ora prima, diciamo il giorno prima di questo match, addirittura va a segno contro la sua ex squadra. Abbiamo detto del pareggio del Ceriara, non ha giocato appunto la Century, che tra l'altro, trovandosi a 21 punti, a solo 6 lunghezze dalla vetta, con due gare da giocare, se dovesse far bottino pieno, proprio la Century si troverebbe in questo momento proprio a pari punti con la Gymnastic Studio. Lo vedremo innanzitutto già nella gara di domani, che si gioca al Country Club di Gaeta. Dietro delusione proprio totale, quindi con crisi profonda per i dilettanti falaschi, che contro la San Giovannese rimedia una cinquina pesante e apre una crisi a questo punto non più ricucibile, perché la formazione allenata da Clemente Neroni proprio è sprofondata proprio in un momento delicatissimo della stagione. Credo che non ci siano più neanche i presupposti per poter andare avanti. Il tecnico è piuttosto sconcertato da questa situazione, non riesce più a trovare quindi il famoso bandolo della matassa, non sa più come spiegare questa situazione.
Chiuderei invece con la vittoria importante, quella del Flora ai danni del Terracina, perché la formazione borghigiana allenata da Alfredo Tontini doveva necessariamente vincere per poter far mostrare la sua vitalità. Lo fa battendo poi una diretta concorrente e tra l'altro questo successo consente al Flora di scavalcare la formazione trigorotta in classifica, anche se di una sola lunghezza. Ho finito. Roberto, volevi aggiungere qualcosa? No, era solo una curiosità, volevo sapere se la ginnastica aveva già pareggiato, mi sembra, no? Sì, l'aveva pareggiato con l'Anzio Lavinio, era questo... Infatti volevo una precisazione, era, sì. Non mi ricordavo a memoria così. Bene. Volevo chiedere a Michael, a vedere la classifica così, no? La distanza dalla vetta non è poi così ragguardevole. Tu come la vedi questa classifica? Così, a primo impatto, anche se ovviamente non conosci la situazione. Non è, diciamo, una classifica, vedo che le squadre sono, diciamo, al di là della fine, le squadre sono tutte attaccate, c'è noi a 21, Lanzo Lavino a 17, poi salendo sopra c'è Reale, giusto? Sì. A 22, chi Pontina a 24, quindi spero di fare 2 vittorie e salire subito nelle parti alte, no? Dove c'è Fondi. So che sabato... la Century Latina ha vinto contro una squadra che comunque, diciamo, sta al secondo posto a 2 dalla vetta, una grande partita, sono 5-4, quindi questo già dimostra, insomma. Sì, sì, sì. Stefano? Hai detto che questo campionato non lo conosci, però comunque vediamo parecchie squadre diciamo del sud pontino come Gaeta, Fondi, Scauri, le vivi un po' come dei derby, sono sicuramente tutti campi davvero, davvero difficili. Sì, so che, diciamo, sono tutte squadre che comunque stanno nei dintorni. I derby ovviamente sono derby, ne ho giocate moltissime di derby a Napoli. I derby a Napoli comunque sono... Un'altra storia. Deve tirare calci, non ci pensa su 2 volte, tra pugni e... Quindi sono derby, comunque sì. Sono derby, però... Proviamo anche i derby romani come sono. Continuiamo ad approfondire il discorso C2, stavamo parlando con i nostri ospiti, che era Tiziana, e con Michael Di Giacomo, il nuovo acquisto in casa Century Latina. Andiamo a vedere un servizio del nostro Stefano Scala riguardante la sfida tra Ceriara e Gymnastic, le interviste ai protagonisti, sempre per Mondo Futsal TV. Bravo. L'indirizzo è... mondofutsaltv.net per il portale youtube.com/mondofutsaltv. Perfetta, vai con la regia e con questo filmato. Marco Pappa, questo pareggio della ginnastica in casa del Ceriara, avete trovato una squadra veramente molto motivata. Sì, una squadra molto motivata soprattutto dopo la vittoria contro la Virtus Fondi. Ecco, noi non siamo riusciti a sfruttare il nostro buono momento a causa anche di un campo che non permette le nostre caratteristiche di venire fuori. Campo molto difficile, questo lo sapevamo, era una trasferta molto complicata, abbiamo fatto il nostro meglio ma ci abbiamo raggiunto solo un pareggio. Avete dimostrato comunque anche questa volta carattere perché siete andati sotto e siete riusciti a ribaltare la situazione momentaneamente. Sì, è stata una partita strana, eravamo sopra, poi ci siamo ritrovati sotto, siamo riusciti a riprenderla e poi andare un'altra volta in vantaggio. Non siamo riusciti a sfruttare quel gol di vantaggio che avevamo a 5 minuti alla fine e purtroppo poi... I gol arrivano su questo campo, è un campo che permette molti tiri in porta e anche un tocco fortuito purtroppo ti permette di andare in vantaggio o in svantaggio. Marco Foggia, questo pareggio intanto serve per il morale ma soprattutto che partita, una tripletta che è stata veramente decisiva per questo incontro. Beh sì, diciamo che è stata una bella partita, squadra molto attrezzata da Gymnastic, noi abbiamo giocato molto d'orgoglio visto quello che ci è successo sabato. Quindi una partita che io personalmente e anche tutta la squadra dedichiamo al mister, squalifica assurda, e quello che avete visto è stata appunto la nostra reazione d'orgoglio. Adesso questo campionato dovete giocare tutte le gare con questa grande motivazione per cercare di rimanere ai vertici, avete ancora importanti ambizioni? Beh, da questo momento in poi penso che qualsiasi partita l'affronteremo insomma con grande spirito di sacrificio. Dire che possiamo ancora lottare per il vertice secondo me è troppo, visto, ecco, se sabato
la partita fosse andata in modo diverso, avessimo vinto, ora ci giocavamo il primo posto. Siamo ancora un po' di punti dietro dalle prime, quindi ecco. Vediamo dopo la sosta cosa succede. Con Foggia così è però tutto più facile. Beh, diciamo con Ceriara così. Mister Andrea Palluzzi, dopo tutto quello che è successo la bufera con la Pontina Futsal, era questa intanto la reazione caratteriale che ti aspettavi dai ragazzi? Sicuramente quello che è successo ha dato anche una marcia in più. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, abbiamo dimostrato che noi siamo un'ottima squadra, un grande gruppo, una buona società, e andremo avanti anche se è difficile però. Vuoi chiarire un po' la situazione, tutto quello che è successo in questa settimana? Ma guarda Stefano, preferisco dopo il comunicato, anche se abbiamo dei video che finalmente potremmo provare a smentire questa categoria degli arbitri, che sinceramente dico solamente che non sono onesti per adesso. Questo campionato per il Ceriera adesso dove può andare insomma questa squadra? Ma il Ceriera farà la sua corsa alle prime posizioni della classifica come ci eravamo programmati dall'inizio. Sicuramente difficile vincerlo, nei playoff ci puntiamo e ci staremo sicuramente. Pesano i tre punti che si potevano prendere alla Pontina Puzza perché si stava vincendo, però è andato ormai, ma sicuramente noi punteremo sempre a vincere poi. Un'opinione ti sei fatto sulle tue rivali? Ma sicuramente io, la migliore che ha giocato fino a adesso è sicuramente la ginnastica. Le due di fondi sono le migliori, sicuramente. Adesso non so più dare un giudizio diciamo sulla Century Latina, perché sicuramente è migliorata tanto, tanto, tanto dalla squadra che ha perso qui, quindi sarà sempre lì. La Pontina, ma le due di fondi sono secondo me quelle più accreditate alla vittoria finale. Abbiamo anche un altro servizio riguardante le gare di quest'ultimo turno. Io però volevo richiamare nuovamente in causa Michael, anche riguardo gli avversari, no? Ti aspetti magari un trattamento riservato, magari ti aspetti qualcuno appunto ti attenda con delle misure particolari? Ah, diciamo nel senso di picchiare? No, marcatura attenta, diciamo così. Io ti ripeto, sono un ragazzo molto tecnico, figurati, se più a Napoli si dice più fanno del male e tu più fai peggio a loro, diciamo. Appena, non so, un esempio, se uno viene da un calcio, subito cerco di farlo in numero per farlo proprio intimorire, farlo capire che non è nessuno. Capito? Sì, giocatore. Quei giocatori che piacciono a Roberto, vero? Tiziana, volevi chiedere qualche altra cosa a Michael? Sì, guarda, Michael, fai conto che non è qui. Dacci un commento su Roberto, Marco. No. Che impressione ti ha fatto questo personaggio? Non ci sente tanto. Davvero una bravissima persona dal primo minuto che l'ho conosciuto, davvero. Eppure l'ho conosciuto tramite telefono. Non ci siamo mai visti. Sì, non ci siamo mai visti, no, però è una persona davvero una brava persona. Ma no, perché è presente, ti ripeto. Davvero una brava persona, mi ha voluto dal primo istante, e che dire, davvero una persona stupenda. Poi vediamo come andrà. Vediamo come andrà. Stefano. No, la mia curiosità era su quello che hai detto prima, su come si dice a Napoli. Sì. Ma mi puoi dire proprio la pronuncia? Cioè, perché io immagino che a Napoli non si dice come l'hai detto tu, no, in questo formato italiano. Non si può dire. Non è televisivo. Niente bip allora. No, niente bip. Ok, lasciamo stare. Comunque abbiamo capito il senso. Direi di mandare in onda l'altro servizio, sempre realizzato da Stefano Scala, riguardante la sfida tra Città di Cisterna e Pontina Futsal. Presidente Cappelletto, un 3-3 con Città di Cisterna, l'ennesima dimostrazione che questa squadra non è lì davanti per caso. Sì, è vero, non siamo davanti per caso, anche se oggi la squadra non mi è piaciuta, soprattutto il secondo tempo, non abbiamo fatto il nostro solito gioco, anche se obiettivamente Cisterna ha avuto pochissime occasioni. E comunque potevamo fare qualcosa di più, anche sulle palle inattive abbiamo sprecato gli tiri liberi. Pertanto accettiamo questo 3-3 esterno, va bene così. Abbiamo vista protagonista in panchina, è un nuovo doppio ruolo con il presidente allenatore? Sì, io ho il patentino dal 2003 e ho già allenato sempre all'interno della mia società e diciamo che mi considero un po' il tappabuchi della situazione, una brutta parola. I ragazzi me l'hanno chiesto, sapendo anche che appunto posso anche allenare, e pertanto ho deciso anche su insistenza dei ragazzi di scendere in campo personalmente in panchina,
Minnocci, l'estremo difensore del Città di Cisterna, è stato un pareggio alla fine sofferto perché quei due tiri liberi potevano costare caro. Sì, sicuramente, comunque è una partita aperta a qualsiasi risultato, quando comincia, quando lo perde, comunque pareggio penso sia il risultato giusto alla fine del mandato. Come vedi la tua squadra? Siete un po' in calo i risultati, come ti spieghi questo momento? Questione mentale secondo me, un approccio molto buono all'inizio delle partite, però dopo ci perdiamo completamente, facciamo delle cose e prendiamo gol, delle cavolate, però piano piano, dopo lo rappi sulla testa che sulla fisica, sul fisico diciamo. C'è molto ottimismo per questo girone di ritorno, avete anche fatto due operazioni di mercato? Sì, penso che con lo stop di Natale troveremo comunque un po' più di mago, un po' più di gruppo con i suoi compagni nuovi, penso che andremo meglio, andrà peggio è difficile. Dopo l'ampio spazio riservato alla C2, voltiamo pagina, parliamo di Serie D, iniziando con i risultati del girone A. Girone A, Atletico Rocca Massima, Eagles Aprilia 5-6, Indomita Anzio, Città di Latina Oratorio 1-1, Real Latina, Città di Anzio 2-2, Real Podgora, Lele Nettuno 5-5, Rocca Secca dei Volci, Latina Scalo Cimil 2-4, Sisti Impianti Sportivi, Privernum Calcio è stata posticipata a domani sera, ha riposato la Broker Sport. Ha riposato la Broker Sport, Stefano che dire di questi risultati? Beh, sicuramente spicca la vittoria della Cimil Latina Scalo. Continua a rimanere, anzi adesso considerando che la Sissa ancora non ha giocato, accorcia momentaneamente sulla capolista, non era facile vincere Rocca Secca, tra l'altro proprio Cristiano Marteddu sembra, è ufficiale che si è dimesso proprio dopo questa partita, ma salvo ripensamenti, poi solo lui potrà smentirci, quindi Rocca Secca adesso sta vivendo un momento molto difficile ed era importante. Sugli altri risultati molti pareggi, alcuni inaspettati, anche quello dello stesso Podgora e dell'Oratorio che comunque continua a faticare. Roberto? Sì, sono d'accordo con Stefano, il risultato della giornata inevitabilmente era il derby delle seconde, Latina Scalo Cimil se l'ha aggiudicato con una dimostrazione di forza, anche perché era andato in svantaggio, quindi credo che abbia dimostrato che la candidata per eccellenza a giocarsi il titolo con la Sisti Impianti sia proprio lei. Bene, questo è per quanto riguarda il girone A, invece vediamo nel girone B cosa è accaduto. Sì. Ventotene, Maragana Gaggita è stata posticipata, Atletico Sperlonga, Real Terracina 4-1, Don Bosco Gaeta, Olympic Marina 2-3, Olympus Sporting Club, Città di Minturno Marina 6-5, Sporting Terracina, Virtus Cauri 6-0, Visfondi, Virtus Pigno 6-3 e l'Old Ranch è la squadra che ha riposato questa settimana. Daniele, pensaci tu. Allora, correggiamo innanzitutto il risultato perché non è 6-0 Sporting Terracina, Virtus Cauri, ma c'è la vittoria della Scauri, dalla Virtus Cauri a Terracina per 3-2, scusate. È una vittoria 3-2 firmata dalla doppietta di Lombardi e il gol di Raffaele Nocella. È un girone che comunque con cammino in contrastato della capolista, l'Olympic Marina, e l'ha fatto vedere anche nel confronto di Gaeta, Don Bosco che tra l'altro credeva proprio di poter riaprire non proprio i giochi nella prima piazza, ma quanto la sua corsa verso le posizioni di prestigio. A questo punto diciamo che dietro alla capolista l'unica che tiene il passo è quella Vis Fondi, che estromette proprio dalla corsa un'altra che è la Virtus Spin. Per il resto risultati molto, molto aspettati, non è che ci sono state grandi sorprese. Roberto? No, io che altro una curiosità che volevo chiedere a Daniele, che è più addentrato nel mondo del Sud Pontino. Mi sembra, ecco, l'hai citato pochi istanti fa, mi sembra strano che un giocatore come Lombardi, che anche a me l'anno scorso fece una notevole impressione, visto le diverse squadre del Sud Pontino che stanno anche in C2, ancora sia rimasto in quella categoria. Mi sembrava un giocatore già pronto per il salto di categoria. Tu che ne pensi, che informazioni hai a riguardo? Guarda Roberto, più volte è stata fatta questa stessa domanda proprio al non solo allo stesso Lombardi ma anche ai tecnici. Il problema sembra che sia una questione di cuore, come lui la definisce, il diretto interessato, perché
non ci tiene a spostarsi più di tanto o prendere in esame una cosa un po' più seria. Poi, come si dice, dalla verità ci si discosta sempre, cioè i veri motivi sono sempre celati dietro a qualche piccola dichiarazione, poi bisogna vedere se è reale o meno. Resta il fatto che comunque non molti lo considerano un giocatore che può fare la differenza all'interno o quando... cioè all'interno di un contesto che può puntare a qualcosa di significativo. Resta anche quello, non sempre, noi tante volte siamo abituati a vedere dei giocatori che hanno delle caratteristiche, hanno delle doti veramente straordinarie, poi magari proviamo a ipotizzare in un contesto che potrebbe essere, poi magari veniamo delusi, ma questo bisogna vedere una serie di fattori. E il tipo di ambiente che si viene a creare, come il giocatore si trova all'interno di uno spogliatoio, anche se questo sport, tornando un po' indietro con i discorsi che si facevano prima, questo sport ha a disposizione dà la possibilità a un mister di poter correggere gli errori durante una partita, perché ha la possibilità di cambi repentini. Quindi io non parlerei di giocatori titolari inamovibili all'interno di una squadra. È vero che si manda sempre il quintetto che durante l'arco della settimana o da diversi mesi dà dimostrazione di meritare dall'inizio la maglia cosiddetta da titolare. Fortunatamente con i cambi continui il mister può dare la possibilità di correggere eventuali sbagli che al di fuori noi riusciamo a vedere e che lui magari non riesce a vedere in quell'istante. Però poi spetta sempre al giocatore dimostrare che la scelta che ha fatto il mister e quindi le eventuali critiche che lo stesso giocatore muove all'indirizzo dei tecnici siano reali. Quindi c'è sempre il rovescio della medaglia in tutte le situazioni. Bene, direi che è arrivato il momento della rubrica di colui che scende e che sale. E allora diamo il via alla regia. Vai Stefano. Saliamo subito allora e andiamo prima in Serie D, come abbiamo detto la Latina Scalo Cimil sta confermando tutte le buone impressioni che si sono avute sia in estate che in questo inizio di campionato, l'ha dimostrato in alcune gare importanti e questa è l'ennesima, una vittoria importantissima con il Roccasecca. Andiamo invece in C2 perché comunque il Ceriara ha strappato un punto importante, ci si aspettava qualcosa di diverso, si era una settimana con molte persone che ipotizzavano una cosa o un qualcos'altro, una squadra che era alla deriva, invece nonostante la squalifica di Lograsso, nonostante il contraccolpo psicologico per la lunga squalifica a Palluzzi che ha preso 3 anni, è riuscita a reagire e ha fatto vedere che questo campionato ci sarà fino alla fine. Andando giù invece dobbiamo riprendere l'oratorio Latina Scalo che continua questa striscia di pareggi o risultati molto deludenti, sta a meno 10 dal secondo posto per cercare di conquistare la categoria. Sul campo bisogna fare qualcos'altro. Aggiungiamo qualche voce, Roberto. Guarda, io metterei sopra la scala Sasa Bagnato, che della Cimil, che nonostante un avvio non troppo entusiasmante ha trovato continuità e sta facendo il giocatore di categoria superiore, facendo la differenza netta, 3 gol anche sabato. E poi una nota particolare di merito, visto che credo io da sempre un po' nella linea verde, anche al gol di Enrico Rosati con Rocca Massima Latina, il celebre Banana ha messo il suo sigillo. È giusto incoraggiare sempre questi giovani che si mettono in evidenza, soprattutto in una squadra piena di talenti come quella di Latina. Daniele? Io parlerei un po' dei minori,
parliamo della Serie D, metto su, a parte quelli che hanno già citato i personaggi, questa settimana metterei su questo Real Podegora, buon risultato quello con l'El Nettuno, e si piano piano se ne va per la sua strada, e l'altra del girone B, sempre di Serie D, che è la Vis Fondi. Perfetto, benissimo. Adesso siamo quasi alle conclusioni, no? Però visto che siamo in clima natalizio, abbiamo riservato una piccola sorpresa. Gli auguri innanzitutto non ve li facciamo noi, ma ve li fanno i protagonisti del calcio a 5. Allora, se è tutto pronto, mandiamo in onda questo particolare filmato natalizio. Sono Carlo Barzotti, un giocatore del Lanciarino Calcio a 5, vorrei augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti i telespettatori di Mondo Futsal. Tanti auguri a Mondo Futsal di buon anno e buon Natale, buone feste. Ciao, sono Bernardella Davide, del Ceriale Calcio a 5, faccio un augurio di buon Natale a tutto il Mondo Futsal. Bocca al lupo per il campionato. Sono Lucas Alessandro del Ceriale e volevo fare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutto il Mondo Futsal. Ciao, sono Daniele Moncato del Lanciarino, volevo fare gli auguri al Mondo Futsal. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo da Massimiliano Paluzzi. Buon Natale a tutti quelli che seguono il futsal e a tutti quelli che seguono il mondo futsal, da Emiliano Biasillo e tutta la Gymnastic Studio. Auguro a tutti i nostri amici telespettatori un felicissimo Natale da passare insieme a Mondo Futsal. Bene, una raffica di auguri. Benissimo. Tra l'altro, tra di loro c'era anche qualcuno che è stato nostro ospite, no? A tal proposito, Tiziana, volevo chiederti, facciamo un po', tiriamo le somme di questi primi mesi di Mondo Futsal. C'è un ospite in particolare che ti ha impressionato? Facciamo una classifica, escludendo ovviamente Michael, che è fuori concorso, essendo l'ultimo della serie. Ma io personalmente do il mio voto a Clemente Neroni, che credo sia anche un po' unanime, sinceramente. Nella simpatia. Invece voi, ragazzi? Roberto, chi citare? Sullo stesso stile ti faccio anche l'imitazione del mitico Gino D'Amando. Come fai a dimenticare un personaggissimo come lui, insomma, un po' come Franchino il pescatore che tu ami tanto. Assolutamente sì. Daniele, a te non la chiedo l'imitazione, Daniele. No, anche perché non è che ne sono capace. Beh, ne sono stati un po' tutti. Forse Gino è quello che più noi non ci aspettavamo. Era il personaggio, conosciamo la sua serietà, però non ce l'aspettavamo sotto questo profilo che marcasse questa sua figura di profondo conoscitore del mondo. Stefano. Ma io, più che gli ospiti che abbiamo avuto, l'ho visto nel filmato degli auguri, anzi è un invito per venirci a trovare a Gino Piovanna, l'ex presidente dello Sporting Latina. Mi unisco a questo invito. Siamo ormai in tema di saluti, di auguri. Volevo chiedere a Michael, c'è stato un problema con il microfono, quindi ti chiedo nuovamente. Te lo richiedo nuovamente. Io confermo, Gino Piovanna è l'ex presidente dello Sporting Latina, l'abbiamo visto negli auguri di Natale, e quindi questo vale come invito, venirci a trovare al Benissimo, più presto. Gino Piovanna, ti vogliamo qui. A proposito di auguri, facciamo un bel augurio in napoletano proprio. Vai, Michael. Pure con la parolaccia, ya. La parolaccia la evitiamo, magari. No, il napoletano, vabbè. Non è l'inglese street. Il napoletano, vabbè. Il napoletano, diciamo, cambia più sulle parole, va. Vai. Devi mandare a fanculo a qualcuno. Però... No, il Natale è una cosa bella, quindi auguro buon Natale a tutti. È ricci il napoletano, la società del... Stava già del timido adesso. Ricci, dicete in giallo V. Beh, direi che... Siamo Roberto, arrivati. La parola a te per gli auguri. E come direbbe Michael, che va già a ricere, auguri a tutti quanti, buon Natale e felice anno nuovo. Salutiamoli velocemente, che siamo arrivati. Stefano Scala. Buonasera a tutti. Rinnoviamo il benvenuto a Michael di Giacomo, bocca al lupo questa stagione. Daniele Porcelli. Buonasera e tanti auguri di buone feste. E Roberto Martin.
Auguri a tutti, vi saluto e c'è anche il panettone, muoviamoci dai che mangiamo. È possibile un brindisi fare un saluto? Abbiamo adesso. Certo, il saluto mai. No? Vabbè, oltre che salutare la mia famiglia, diciamo che già mi manca tra l'altro. Bene. Beh, saluto, saluto la mia ragazza Giuliana, vabbè, poi all'infuori mio fratello Luca, mio fratello Ciro e poi il mio grandissimo diciamo fratello, amico fratello Vincenzo Cerrato. Bene, ci seguiranno tramite internet. Sì, sì, ripetiamo i nostri indirizzi perché adesso quando ci rivediamo, Tiziana? Ci rivediamo il 16 gennaio, mi raccomando, seguiteci e non ci abbandonate. Possono continuare a seguirci comunque. Certo, no? Sui nostri portali mondofutsal.net, youtube.com/mondofutsaltv. Bene, è veramente tutto. Ultima puntata dell'anno. Auguroni, grazie ai nostri ospiti, buon Natale, buone feste e ovviamente buon anno nuovo. Sì, buon Natale. Grazie, buonanotte.